in collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, La Rosa dei Venti, artigianato del Lago Maggiore, Beneteau, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Ador TV, puntata questa tutta dedicata alla motonautica. Siamo a Chioggia, nel cuore della Laguna Veneta, qui si respira nautica e motonautica da anni, c'è una grande tradizione di questo bellissimo sport. Qui si è disputato il grande evento più importante della stagione 2016, il campionato mondiale offshore. Tutto è pronto per la terza prova ed ultima del campionato mondiale offshore classe 3D. Siamo a Chioggia, nel cuore della Laguna Veneta, per l'evento clou della stagione 2016 della motonautica d'altura, campionato mondiale. Tre prove disputate nell'arco di 4 giorni, appunto, di questa classe, la 3D, poi il mondiale V1 che è l'ex P1, e poi vedremo l'italiano dell'offshore, dell'endurance e del Suzuki FinPro. 20 barche al via, divise nelle 4 categorie, appunto, evento denominato Gran Premio d'Italia, trofeo città di Chioggia, memoria Mario Paolo Masiero, uno degli organizzatori, scomparso a luglio, fratello di Marino Masiero, anima di questo evento, assieme al pilota veneto Giampaolo Montavoci, l'erede della grande tradizione motonautica veneta. Abbiamo già ricordato i grandi piloti che hanno fatto grande l'Italia, appunto, che vengono da questo territorio, la famiglia Dalai, dalla Pitavi, Setin, Carpitella, Persiano, comparato Fabio e Alberto, ora Nordio, Chiozzi, appunto Montavoci. Questo è l'evento più importante della federazione, c'è un po' di problemi a livello internazionale, solamente 2 imbarcazioni nel mondiale V1 dei 20 degli anni d'oro, la classe 1 doveva gareggiare ma poi è andata a Dubai, richiamata dai petrodollari di Abu Dhabi. Mondiale a fine novembre, si ritorna con un mondiale unico in 3 prove a fine novembre, solo 4 barche iscritte, e poi un mondiale ischette. Queste sono proprio le stesse imbarcazioni dell'ischette, sono i 5000, sono la vecchia 6 litri, questa è l'imbarcazione proprio di Serafino Barlesi e Alex Barone. L'ischette, dopo la gara di Lugano di giugno, sicura la gara di Abu Dhabi, in forse la gara di Dubai, perché anche a Dubai, come in Italia, hanno scoperto delle mancanze nei conti, appunto, di questa classe. Quindi, come si sa, come si è letto sui giornali, lo sceicco si è arrabbiato, ha messo tutto in stand-by. Quindi si riconferma l'Italia l'anima più importante della motonautica a livello mondiale. Qui in Italia si corrono il 50% delle gare a livello mondiale, ogni anno i piloti italiani vincono il 60, 70, a volte anche l'80% dei titoli a disposizione. Quindi un plauso alla federazione, un plauso al comitato organizzatore, evento voluto fortemente da Giampaolo Montavoci, che noi ringraziamo, assieme, appunto, tutto quello che vedete, diceva una prima parte, è il famoso Mose, l'avete visto delle gru, queste dovrebbero, questo Mose, queste paratie che dovrebbero chiudere le 3 bocche del, appunto, che collegano la Laguna Venta all'Adriatico. Questa è una delle 3, poi c'è Malamocco e Lido. Questo famoso Mose, l'ennesima incompiuta italiana, una volta sola. Questa è tutta la diga che è stata costruita, appunto, per agevolare questo Mose, e qui si è disputata la gara, chiuso la navigazione, quindi bravissimo. Questa è la bellissima Chioggia e questo è il risultato della gara. Noi stiamo un po' parlando di tante storie, perché purtroppo il risultato sui campi di gara poi è stato fortemente cambiato, perché c'è stata la squalifica di tutti, di 6 piloti su 8. Questo che vedete è il risultato. Alla fine la vittoria va meritatamente al duo corso italiano François Pinelli e Saul Bubacco, davanti al duo Amadi e Bacchi, terzo al Soidi e Lopiano. Ma poi cosa è successo? Per un errore della casa costruttrice, qui c'è una monomarca, precisamente la stessa casa automobilistica, come nel, se fosse in Formula 1 ci fosse un solo motore per tutti, nella motonautica c'è una casa costruttrice che dà i motori per tutti. C'è stato un errore, una centralina a fine campionato, dopo, chiaramente non è ancora
finita la querela, hanno scoperto degli errori in questa centralina, quindi 6 squalifiche su 8. Quindi alla fine il risultato sul campo di gara è stato stravolto. Quindi il titolo di campione del mondo della classe 3D va al duo François Pinelli, come abbiamo visto, davanti a Carli e Amato. Nel V1 la vittoria va al team Sirex di Hugo Gross e Siegfried Groeve, e vice campione del mondo è il bravissimo Maurizio Schepic assieme a Federico Montanari. Questo per quanto riguarda a livello mondiale. Poi si è disputata la prova del campionato italiano dell'endurance e dell'offshore in preparazione offshore 3000, diciamo endurance. L'evento clou quest'anno è a Como, domenica 8 di ottobre noi ci saremo per raccontarvi. Al via anche la Suzuki FinPro, questo campionato voluto dalla federazione assieme a Suzuki, che ha messo a disposizione i motori proprio per avvicinare i piloti a correre negli anni futuri nelle altre categorie. Praticamente i piloti non fanno niente, le imbarcazioni sono portate sui campi di gara dalla federazione, un pilota deve portare solamente la tuta, il casco e gareggiare, al resto ci pensa appunto tutta la federazione. Questo per quanto riguarda la classe Suzuki FinPro. Questo è il campione del mondo in carica, Longo e Marani, che sono costretti al ritiro, un brutto presagio per il prossimo mondiale. Comunque saranno in forma, la barca è già pronta, già in calendario questo mondiale, 24 imbarcazioni iscritte in concomitanza con la mitica 100 miglia dell'Ario. Vogliamo ricordare fra i partecipanti a questo evento anche, abbiamo già ricordato e ringraziato l'amministrazione comunale di Chioggia, l'ente per il turismo appunto Chioggia, sì, ma anche IVI, che è praticamente questa associazione no profit che aiuta moralmente che economicamente il mondo femminile che ha subito una qualsiasi forma di violenza. Se volete aiutare, nella pagina di Facebook c'è la comunità, si scrive EVE, ormai è un logo molto quotato, già distribuito anche una linea di abbigliamento, si legge all'inglese IVI ma si legge EVE, noi abbiamo voluto citare appunto per aiutare questo movimento. Questo è un bellissimo proprio l'ingaggio, la vittoria finale, Cesati, Cristian Cesati, figlio di Simone Cesati, costruttore di barche, grande tradizione nautica la sua, assieme a Natascia Chioschi, sorella di Michael Chiossi, pilota di Formula 2, che proprio all'ultimo giro proprio battono il sorbino dei fratelli Testa, quindi vincono la loro classe. Testa vince la gara all'italiano e questo è Carlo Bentivogli che appunto vince la sua prova, e questo è l'arrivo vittorioso di Diego ed Ettore Testa. Angelo Poma, il direttore di gara, Nicolas Abbiati invece chiude nella sua categoria, quindi nella classe 3000, vittoria di Testa davanti a Cardazzo Beltrame e poi Massimo e il figlio Andrea, Massimo della grande tradizione di Capoferri con il papà Marco. Endurance, vittoria di Cesati, Chiossi, poi Bentivogli, Bonini, Beltrame e Abbiati per la gara 2 dell'italiano. Ecco qui l'intervista al campione del mondo, il veneziano Salvo Bacco. È una grande soddisfazione, perché nel 2005 diciamo abbiamo vinto in acqua ma ce l'hanno tolto a terra. Adesso abbiamo vinto di nuovo in acqua, speriamo non ce la tolgano a terra, però comunque insomma il valore in acqua c'è, penso anche a terra, insomma noi siamo tranquillissimi, faremo gli ultimi controlli. Il mondiale su 3 gare, abbiamo spinto tanto le prime 2, la terza oggi ci permetteva alla fine di fare anche quinti, abbiamo fatto terzi, perciò meglio di così, insomma penso che è andato tutto per il verso giusto. Saul Bubacco, campione europeo in carica e vince il titolo mondiale, come vedete premiazioni a notte fonda, perché dopo la gara c'è stata appunto la scoperta e la squalifica di ben 6 imbarcazioni per questa anomalia tecnica nelle centraline della casa che fornisce i motori. Qualche pilota era già andato via, quindi classifica rivoluzionata. E quindi ecco qui Ivan Bonini che vince nel Suzuki FinPro, campione del mondo abbiamo detto nella classe 3D, Pinelli e Bubacco, poi Gross e Greve vincono nel V1, secondi bravissimo Schepici e Montanari, poi nella classe nell'Endurance Group V1 ha vinto la gara Plazuera Herrera, ma fuori classifica il titolo italiano, la gara è andata a Bentivoglio, poi Cesati e Chiossi. Questo per quanto riguarda appunto nella Endurance, invece nella offshore vittoria del duo napoletani, fratelli Diego ed Ettore Testa, e questo è il podio
dell'offshore classe 3D, solo due imbarcazioni appunto al traguardo, gli altri squalificati, bravissimo Amadi e Calli, secondo medaglia d'argento a livello mondiale, e il titolo va al veneziano Saul Bubacco assieme al pilota corso francese François Pinelli, e questo è Skepici con tutto il suo team Gabriele e Montanari, medaglia d'argento a livello mondiale dietro al team belga tedesco. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport ad Orte TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e sport all'aria aperta. Siamo in onda con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv. In questa puntata, come avete visto, abbiamo parlato di motonautica. Qui da Chioggia il grande campionato mondiale offshore, l'evento clou della stagione 2016. L'appuntamento ritorna settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Grazie a chi ha collaborato alla realizzazione di questa puntata: Gianfranco Ranni Senese per le riprese, Marco Roma per il montaggio, Amedeo Foroni per la regia, e poi la Federazione Italiana Motonautica per tutta l'assistenza e l'organizzatore Gianpaolo Montavoci. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao, arrivederci da Floriano Momboni. Questo orologio ha visto momenti che svaniscono in un attimo e momenti che restano impressi per sempre. Ha visto le peggiori condizioni e le migliori prestazioni. Ma solo a posteriori ci si rende conto che proprio in quei momenti si stava scrivendo la storia della vela. Non segna solo l'ora, segna la storia. Di sport. Veneto. Sali in quota, avvicinati alle montagne del Trentino occidentale con Funivie e Seggiovie. Fino a settembre le località dell'associazione Skirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli. Se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno, avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate. Vivi con noi una stagione di emozioni. Info su skirama.it. Collaborazione con Rolex, Suzuki, Comitti, Not Only a Boat e Lifestyle, Nautica, la rosa dei venti, artigianato del Lago Maggiore, Beneteau, Zar Formenti, costruito in Italia, disegnato con passione.